dal tuo redentore. RTM vi invita all'ascolto di Fiumi d'acqua viva, a cura del Centro Cristiano Fonte di Vita, via Lisia 2, Ragusa. Buonasera a tutti, cari fratelli, amici, a tutti voi che seguite questi programmi Fiumi d'acqua viva. Un programma già di quasi 2 anni a cura del Centro Cristiano Fonte di Vita della città di Ragusa, che vi saluta il pastore Cristian Jiménez di questa congregazione. Veramente per noi è un privilegio continuare a parlarne di questa profondità di parola. Sono in compagnia di Claudia, mia moglie. Buonasera, e siamo qui in un altro appuntamento per lo spirito e per condividere insieme a voi l'argomento la luce. Essere nella luce ha a che vedere con una scelta, con la nostra volontà, ma non soltanto, bisogna essere in essa, soprattutto devo seguirla, e per seguirla devo ascoltare la parola e metterla in pratica, camminando nella sua via, la quale mi porterà vita eterna. E per saperne di più rimanete con noi, ma prima, se volete, potete contattarci allo 0932 94 46 21, 0932 94 46 21, oppure su cellulare o WhatsApp al 347 765 3816, 347 765 3816. Perfetto, come ogni venerdì noi trattiamo questo argomento così importante e profondo come la luce. La luce sempre secondo le Sacre Scritture. Di questo parleremo. Ma prima di entrare nell'argomento vorrei dire che se qualcuno vuole sapere chi siamo, magari c'è qualche persona, qualche fratello che ascolta per la prima volta, noi abbiamo una pagina, un sito web. L'indirizzo è www.ccfontedivita.it e lì troverete tutte le vostre informazioni. Noi, come diciamo sempre, preferiamo dedicare ampiamente il tempo per trattare questo argomento sempre secondo la Bibbia, secondo la parola di Dio. Perché tu hai detto una cosa interessante, un appuntamento, un programma creato non per l'anima, non per la mente, né per il corpo. Non è un programma di bellezza o di estetica, non è un beauty. Noi non parliamo di romanticismo, non parliamo di canzoni d'amore, ma noi, claro, di intrattenimento. No, non intratteniamo le persone, ma dedichiamo questo tempo per toccare aspetti che hanno a che vedere con il nostro spirito, cioè con la nostra parte più profonda, il nostro cuore, ciò che deve entrare in questa dimensione di luce, diciamolo così, in questa realtà di luce, in questa pienezza di luce, e per questo noi siamo qui. Uno pensa che è buono, che è bravo, che è corretto, che aiuta, che è solidale, però in realtà a noi ci manca la luce. E la luce proviene dalla parola di Dio. E siccome Dio è luce, noi abbiamo bisogno del consiglio della parola per poter accedere a questa luce, entrare in questa benedizione. Per questo lo vedremo adesso, il primo versetto che parla proprio di questo, no? Prima Giovanni, prima epistola dell'apostolo San Giovanni, capitolo 1, versetto 5. Dio è luce, bisogna camminare nella luce per avere comunione con Lui. Allora, questi programmi non sono religiosi, è chiaro che non sono religiosi, noi non trattiamo argomenti religiosi, noi stiamo trattando principi che sono scritturali, dei quali il nostro cuore ha bisogno, perciò andiamo oltre la parte religiosa, oltre, sì, la parte teologica, andiamo al di là di ciò che è dottrina, per prendere i concetti rivelati
che faranno un effetto profondo nell'interno della nostra vita. Perché se io voglio andare a Dio, se io voglio stare con Dio, se io voglio stare nel paradiso, nel regno dei cieli, quando partirò di questa vita, mi devo preparare. Perché la realtà è che nel cielo c'è luce. Allora la domanda, io ho questa luce? Se ho questa luce, devo continuare così. Ma se a me questa luce mi manca, meglio che mi prepare. Perché se io non mi preparo, cioè, è chiaro che non potrei mai accedere a questa realtà. E non c'entra niente con le azioni che noi compiamo a livello sociale, a livello umano, a livello culturale. Qua stiamo trattando di vedere che cosa chiede il Signore per noi, come noi dobbiamo fare e come facciamo a mettere al sicuro le nostre anime. Perché tutti camminiamo. Il punto è che o si cammina nelle tenebre o si cammina nella luce. Ma sempre si cammina. Tutti camminiamo, tutti crediamo, tutti noi sappiamo che c'è un Dio. Tutti noi sappiamo che c'è un essere superiore, che c'è un cielo e esiste anche un inferno. È chiaro che nessuno vuole andare al luogo di tormento. Tutti abbiamo la speranza di subito passare a miglior vita. Così si dice, passate a miglior vita. Ah, ok. Però per passare a miglior vita, uno deve essere circondato della luce, perché se uno non è circondato di questa luce della quale parla la parola, non si passerà a miglior vita. Deve aver prima scelto. Claro, esattamente. Entonces, noi vi stiamo dando dei consigli, sì, per conoscere questa luce, che non è una luce umana, non è una luce carismatica, cioè non è una luce religiosa, non è una luce denominazionale o istituzionale, è la luce che proviene dal cielo. Entonces, c'è un aspetto nel nostro cuore che sa discernere, no? Questa luce. Per questo dice prima Giovanni, capitolo 1, versetto 5, dice così: or questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunziamo: Dio è luce e in lui non vi è tenebre alcuna. Allora, Dio è luce, non c'è tenebre in lui. Perciò, perché noi stiamo parlando di questa luce, gli argomenti che noi trattiamo ogni venerdì è la luce. Ma quale luce? È la luce spirituale, questa luce, la luce che procede da colui che ha creato ogni cosa. E se noi vogliamo andare da lui, vogliamo andare alla sua città, al suo regno, dobbiamo essere impregnati di questa luce, che è una luce per lo spirito, non è una luce fisica, cioè non è una luce emotiva, ma è una luce per il nostro spirito. Ma così come abbiamo bisogno di quella luce fisica, abbiamo bisogno tantissimo e di più della luce spirituale, che vuol dire conoscenza della parola. Questa è la luce. E quando parliamo di tenebre, parliamo di ignoranza della conoscenza. Non è un tenebre o una luce mistica, ma bensì spirituale. È reale. È reale. Che per questo dico, la fonte è la parola. E noi esseri umani abbiamo questa parte, giustamente questo aspetto, che è lo spirito. Gli animali non hanno spirito, hanno emozioni, sì? Però non hanno spirito, le piante non hanno spirito, la natura non ha spirito. Però noi esseri umani sì abbiamo spirito. Perché? Perché siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Perciò l'essere umano, tutti noi esseri umani di tutte le nazioni, abbiamo questa caratteristica, e per questo sempre c'è una ricerca, una sete profonda, che non si può saziare né con la conoscenza umana, né con i soldi, né con le cose fisiche, né emotive, ma soltanto si può riempire il cuore quando questa luce
che dello spirito risplende nel nostro cuore. Allora, la fonte per noi per attingere questa acqua, questa luce, è la parola di Dio. Fondamentale. Allora, però per questo è importante capire com'è il nostro Dio. Nostro Dio, dice la Scrittura, prima Giovanni, capitolo 1, versetto 5, già l'abbiamo visto, dice: Dio è luce e in Lui non vi è tenebre alcuna. Cioè, in Dio non c'è tenebre. Dio non c'è. In Dio non c'è tenebre perché Dio è luce. Sì? E l'abbiamo visto in prima Timoteo. Esatto, Dio è luce, ma anche abita, esatto, in una luce. In prima Timoteo 6, 16, che dice: il solo che possiede l'immortalità e che abita una luce inaccessibile, che nessun uomo ha visto né può vedere, a Lui sia onore e potenza eterna. Amen. Esatto, questo dice la Scrittura. Sta parlando del Padre, sta parlando del Ha Elohim, del Creatore, no, di Yahweh. Dice: il solo che ha l'immortalità e abita una luce inaccessibile, che nessun uomo ha mai visto né può vedere, al quale sia l'onore e il dominio eterno. Amen. Uh-huh. Questo lo ha detto l'Apostolo San Paolo in la prima lettera a Timoteo. E allora una cosa importante da considerare è che la luce è collegata alla immortalità. Perciò se noi vogliamo la vita eterna, abbiamo bisogno della luce che ci provvede la parola di Dio. Ci fermiamo un attimino, torniamo subito. Grazie. So
Bene, bene, siamo tornati al nostro programma d'oggi, Fiumi d'Acqua Viva, dove stiamo trattando, dove stiamo parlando dell'argomento della luce, che è una luce spirituale, cioè non è una luce convenzionale, naturale, fisica, cioè non è il tipo di luce che noi conosciamo, è una luce che ha un carattere eterno, di immortalità. E di questo noi stiamo parlando perché è chiaro che ci dobbiamo preparare. Penso che, sono certo che se non ci fosse necessità di avere in chiaro questo argomento, noi non saremmo qui. Sì, però siamo qui perché capiamo, secondo la luce che ci dà la parola, che c'è un'interferenza fra noi e il Creatore. È un problema di peccato, è un problema profondo, un problema di morte, un problema di oscurità, che solo può essere contrastata, che può essere cancellata attraverso la luce che proviene della parola, dove la scrittura ci mostra che la via, sì, di salvezza, di redenzione, si trova nella persona di Gesù Cristo. Infatti il profeta Giovanni il Battista diceva che Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Perciò l'unico modo di togliersi da dosso il problema del peccato è attraverso la fede in Gesù Cristo. Perciò la scrittura ha questo compito fondamentale di mostrarci la via per la nostra salvezza. Ma una volta che uno trova la salvezza attraverso la fede, è importante riempirci dalla luce. Sì, dalla luce che sempre proviene dalla parola di Dio. Sono 66 i libri che noi abbiamo come parola di Dio, dalla Genesi fino all'Apocalisse, e questo per noi è vita e è fonte di luce. Perciò se noi vogliamo questa luce, abbiamo bisogno della conoscenza e la rivelazione della Santa Parola. Abbiamo delle informazioni che vogliamo condividere inoltre con voi. Vi invitiamo a visitare il nostro sito www.ccfontedivita.it, dove troverete tante informazioni riguardo il nostro ministero, come ad esempio cosa facciamo, la nostra storia, chi siamo ed altro. Abbiamo pure un canale su YouTube, CC Fonte di Vita, tutto insieme, minuscolo, troverete una fotografia tipo tessera, cliccate lì ed andate a video. Lì troverete dei video, messaggi, cantici di lode ed adorazione, anche le puntate precedenti dei programmi radiali. Insomma, tanto materiale di benedizione per la vostra crescita spirituale. Potete seguire i programmi online su radiortm.it. Subito e a destra trovate la voce Radio RTM in streaming. Cliccate play e ascolterete in diretta. Vi invitiamo alle nostre riunioni tutte le domeniche alle ore 18:30 in via Lissia numero 2, vicino a Piazza Croce e dalle masserie Ragusa. Sì, corretto, siamo una casa, un ministero, Centro Cristiano Fonte di Vita, e più di una congregazione, di una chiesa. Noi siamo una famiglia dove viviamo sempre secondo il consiglio che ci dà la parola. Noi crediamo e viviamo a motivo di essa. Infatti la scrittura dice che il giusto per la fede vivrà. Sì, il giusto vivrà a motivo della propria fede, ma la fonte della fede è la parola di Dio. La fede viene dall'udire, udire la parola. Questo dice Romani. Perciò questa è la nostra vita di fede, semplice ma profonda, e veramente siamo ricchi, siamo pieni, non abbiamo bisogno di nulla, perché veramente questa luce ci fa camminare sicuri e noi sappiamo dove stiamo andando, e per questo ringraziamo il Signore, perché nessuno di noi è nato con la salvezza, sì? È l'unico concepito senza peccato fu il nostro Signore Gesù Cristo. Poi tutto il resto degli esseri umani, tutti abbiamo bisogno della salvezza e della luce. Ma che meraviglioso quando questa grazia si manifesta in noi, veramente lì tutto cambia. Cambia perché il Signore viene a riempire il nostro cuore di gioia, di pace e di luce, no? Di felicità.
Sì, perciò la nostra felicità non dipende dalle cose materiali, ma dipende dalla fonte di vita, cioè da Lui. Meraviglioso, veramente noi l'abbiamo trovata, o meglio, la fonte ha trovato noi, sì? Tanti anni fa, e siamo onorati, siamo grati. E noi siamo qui giustamente in questi, nella RTM, facendo questi programmi Fiumi d'Acqua Viva, perché sappiamo che ci saranno sicuramente tante persone che troveranno, sì, la via per la salvezza delle proprie anime. E noi siamo onorati di poter fare parte di questo. Allora, la scrittura ci mostra che nel mondo spirituale ci sono due realtà, una realtà di luce e una realtà di tenebre, una realtà di vita e una realtà di morte, sì? E che non c'entra niente con le cose che io possa fare. Ci sono persone che dicono: guarda, io faccio tantissime opere, aiuto, sì, do una mano, mi comporto bene, perciò credo che Dio mi farà entrare al cielo. Però non è per opere, dice Fesini. La salvezza non è per opere, ma è per grazia. Allora, per questo dico che non possiamo determinare noi, non possiamo noi attraverso le nostre giustizie stabilire le cose, no? Perché è Dio che stabilisce il modo, e il modo è attraverso la fede, la fede in il figlio suo, colui che è morto e ha risuscitato al terzo giorno per noi. Allora, il punto è questo, che per accedere a questa conoscenza abbiamo bisogno della parola, perché la parola è la nostra fonte. Sì, noi vediamo tutta l'opera del Signore in la scrittura, sì? Ma nel mondo spirituale, che è un aspetto giustamente molto delicato, perché non si vede, non è tangibile. Sì, non è tangibile, però è reale. Infatti è prima lo spirituale, poi lo fisico. In realtà lo fisico è un riflesso di ciò che non si vede, di ciò che appartiene a un'altra dimensione, la dimensione spirituale, sì? Cioè non è tutto fisico. Ci sono persone che dicono: no, guarda, la vita è, la persona muore e si finisce tutto. Non è vero. Cioè non è vero, perché l'anima, lo spirito, non sono materiali. Cioè, è chiaro che il corpo finisce in cimitero. Polvere torna al polvere, sì? Però lo spirito e l'anima hanno una destinazione. Deve tornare al padre degli spiriti. Sì, lo spirito torna al padre, sì. Il punto è l'anima. E per l'anima bisogna... Come torna? Claro, bisogna provvedere per il fatto, esatto, dell'anima, perché l'anima, dice Geremia, l'anima che peccare questa morirà. Sì? Ma noi non vogliamo morire, noi vogliamo la vita. Però per questo abbiamo bisogno certamente del consiglio della parola. Meraviglioso, sì? Dice Colossesi. Colossesi capitolo 1, versetto 12, ci mostra il apostolo San Paolo un principio molto importante. Ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Perfetto. Questo lo dice l'apostolo San Paolo quando ha scritto la sua epistola, la sua lettera ai Colossesi, sì? E dice: rendendo grazie a Dio e Padre. Il nostro Dio e Padre, che abbiamo visto in Prima Timoteo 6:16, che abita una luce inaccessibile, e che abita in una dimensione di immortalità, sì? Rendendo grazie a Dio e Padre, dice la scrittura, che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Allora è chiaro che qua non stiamo parlando di cristiani, nemmeno stiamo parlando di credenti, non stiamo parlando di uomini e donne prescelti, però che la caratteristica è che abitano, vivono, si muovono in questa luce. Per questo dico, non possiamo dire: io sono un cristiano se non conosco la Bibbia, se la fonte della luce è la parola. Allora, se io sono un credente che cammino secondo la perfetta volontà del Padre, ho bisogno della parola, perché la parola è luce, sì? Dice versetto 13: poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Adesso sì, ci fermiamo un attimino, diamo spazio alla regia per la pubblicità, noi torniamo subito. Grazie.